tutta la religione, in gran parte, questo scontro che c'è sempre stato nelle varie istituzioni ecclesiastiche, che poi siano di carattere religioso cattolico piuttosto che protestante, islamico, è chiaro che ha sempre fatto a pugni con quello che invece è la recezione popolare del credo verso un Dio, e quindi ci sono sempre stati questi collegamenti, questi inserimenti, queste sovrapposizioni tra il credo precedente e quello che poi di fatto veniva ad impostarsi. Il discorso sulla Pasqua è molto ampio, cercheremo dopo questa lunga presentazione di non fare, appunto, di non entrare nel particolare storico religioso, faremo qualche passo così musicale. Qualche assaggio, e il primo fra tutti dovrebbe essere questo canto che viene dalla Corsica, con tutte le caratteristiche del canto corso, molto affascinante, molto così ricco di queste due voci di primo, di secondo, di terza, questi bassi che si inseriscono e che sono legati profondamente al canto della tradizione popolare, che racconta di ballate, di storie d'amore, di eroi, tutto quello che è il panorama del canto, come ancora adesso, no? In tutte le canzoni si parla di amore, di storie terribili, di storie dei nostri cantautori che raccontano la vita. Ecco, anche nel canto religioso si mantiene questa struttura del canto corso, però in questo caso troviamo il canto all'agnello di Dio, Agnus Dei, e sentirete la bellezza almeno vocale in questa occasione del canto corso, che ricorda in un canto dedicato all'agnello sacrificale della Pasqua il momento massimo della religione cristiana. Misere nobis.
Senti, in qualche modo la Pasqua è una festa simbolo, è la festa caratterizzante dell'intera religione cristiana. Beh, direi che è la festa fondamentale, la festa di consacrazione della forza, della potenza della Chiesa cattolico-cristiana. Vale a dire, rispetto a tutti gli altri credo, a cominciare dalla Pasqua ebraica, quindi dal credo ebraico, e da tutte le varie religioni, che bisogna sempre fare un rapporto di quel periodo, almeno cercare di importarci con la mente, con gli occhi, con i pensieri, in quel periodo in cui il cristianesimo comincia a consolidarsi, dietro ha alle spalle il credo, la religione ebraica del Dio solo. E abbiamo anche in tutto il Mediterraneo, in tutta mezza Europa, invece tutta una serie di altre religioni che si rifanno agli dei e ai miti sostanzialmente degli indoeuropei. Quindi ci si collega in questa maniera. Quello che differenzia la religione cattolico-cristiana è che dà una chance, potremmo dire. Una speranza. Dà la speranza, è il momento magico, il momento del grande mistero, ed è il momento anche della grande rivelazione, è il momento della risurrezione. Questa è la forza che riuscirà in qualche maniera a far sì che si impone, non soltanto nell'animo degli uomini che conosceranno e incontreranno il cristianesimo, portando questa rivoluzione culturale del siamo tutti uguali di fronte a Dio, ma che permetterà anche, grazie probabilmente alla nascente economia borghese dell'impero romano, di usare questa nuova religione nei confronti delle religioni precedenti, dionisiache, mitraiche e di tutte quelle che c'erano prima, in sostanza. Ecco, a proposito di quello che quindi è la forza fondamentale della religione cattolico-cristiana, dare la chance, dare la salvezza, la resurrezione di Dio sta proprio nel senso della parola di Gesù. Adesso posso sembrare quasi un buon prete, ma in realtà non lo sono semplicemente, ma la parola di Gesù è Dio salva. Ecco, in queste due parole, nella parola stessa di Gesù, sta il grande mistero di questa religione, che è la religione cattolico-cristiana. Tu chiacchieravamo prima di andare in onda, in attesa della fine del microfono aperto precedente, mi parlavi a proposito di quelle tradizioni sulle quali il cristianesimo si è inserito, di una tradizione, di una credenza di epoca pre-cristiana, di epoca romana, di un Dio morto e risorto, di un Dio che ha avuto una passione, una morte e una resurrezione. Beh, intanto tutte queste fasi rituali della Pasqua si vanno a incrociare, si vanno a inserire nel momento del passaggio stagionale. Pasqua, la pescia ebraica, penso che si pronunci così, è il momento di andare oltre, è il momento del passaggio. E nelle società dove fondamentale come struttura economica risulta il momento della transumanza degli armenti, è il momento in cui si portano al pascolo questi armenti, e quindi è il momento del passaggio. Questo per dire, prima di tutto, che è un momento di cambiamento non soltanto stagionale, ma di vita di queste comunità, nell'ambito di quello che è il calendario agricolo, o comunque del calendario dove una società si basa sull'allevamento. Nell'antica Roma ci sono, come dicevo prima, e in altre situazioni greche, almeno degli dei greci e via di questo passo, ci sono tutta una serie di riti che troviamo un po' paradossali, perché poi li ritroviamo in qualche maniera nell'atto sacrificale della Pasqua. Allora, a Roma c'era le famose feste dei Tristia, dove veniva santificato questo
dio, questa dea anzi, che si chiamava Attis, che aveva una sua passione, una sua disperazione, e poi risorgeva, e c'era tutta una serie di rituali stranamente molto simili in qualche maniera alla Pasqua, intesa come fase del sacrificio, il simbolo della croce, ma che dietro la croce è tutta una serie di altre simbologie, il collegamento con gli astri, che, insomma, tutta una serie di cose di questo tipo. Ci sono anche forme rituali che ritroviamo documentate o raccontate sulle religioni legate ad Adone, a Tammuz, a Dionisio, insomma ce n'è, e si possono tranquillamente collegare in qualche maniera a questa cosa, ma ribadisco, ritorno al concetto di prima, tutto ciò viene assorbito dalla nuova religione annunciata, ed entra dentro nel grande mistero. Possiamo invece parlare del concetto del passaggio, ma questo magari lo vediamo dopo, perché è, secondo me, è la cosa fondamentale, il momento del passaggio, dell'andare oltre ebraico, perché si innesta a queste feste che poi saranno cosiddette laiche, tra virgolette, che non c'entrano più, che sono quelle legate al Cantar del Maggio, quindi alla fase successiva delle nostre feste attuali, no? Oggi, adesso c'è la Pasqua, che è un momento di passaggio, di passione, ma di resurrezione, quindi il gioco della vita-morte che si riconsolida tutte le volte in ogni tradizione popolare. Il momento della morte, di un rito, il carnevale muore, ma viene annunciato immediatamente per l'anno prossimo. L'anno muore e immediatamente ricomincia il nuovo anno, cioè c'è sempre una fase di passaggio in tutte queste fasi della tradizione popolare europea, ma mondiale, ovunque, insomma, che noi ci si trovi in qualche maniera nelle Filippine piuttosto che in America Latina. La cosa più grande è sicuramente il momento del mistero, e il mistero è come questo, quello che sentiamo in questo canto, sempre abbiamo tenuto i canti religiosi della Corsica, e voglio leggervi questo testo perché è importante proprio riguardo al momento del grande mistero. Ve lo leggo in lingua corsa. Anche poliglotta. È abbastanza semplice leggere in lingua corsa, anche se i francesi la considerano dialetto, poi mi giudicherete voi, ma questo concetto del dialetto, degli idiomi e delle lingue. Qua fermiamo, ecco il sepolcro, nel cui fortunato seno sta sepolto in braccio a morte Gesù nostro Nazareno. Qui compagni, qui stasera, contemplar dobbiamo il vero, il terribile, il più mesto tra i misteri, il grande mistero. Questo è Corso. Direi che non possiamo proseguire nell'ambito musicale. Adesso, dopo aver tanto parlato, vorrei consigliarti invece di andare a fare un salto in Spagna, dove anche lì non scherzano questi tipi di canti nel momento della passione, però ci sono anche momenti ludici, tra virgolette. E meno male. Meno male, tu dici, giustamente. Voglio farvi sentire questa musica che accompagna l'offerta delle Barreras. Siamo nella regione madrilena, dove anche in questo caso il canto e la musica accompagnano le processioni, però devo dire che in questa occasione diventa una cosa un po' più, come si suol dire, a modo, ecco, sentiamola dunque. Thank you.
qui abbiamo aumentato un po' il ritmo. Insomma, bisogna sempre pensare che questa fase è un po' particolare. E questo era un brano che accompagnava una processione pasquale. Sì, sì, siamo in Spagna. Poi, come un po' in tutta Europa, poi sentiremo la Francia, sentiremo chiaramente l'Italia, sentiremo anche il Canton Ticino. Io credo che alle 12.28 sia arrivato il momento della pubblicità, l'appuntamento pubblicitario delle 12.30, solo pochi istanti e poi torniamo in onda. Alla Pasqua, abbiamo sentito le uova, infatti, le cooperative, le uova, infatti. Ecco, allora, la Pasqua è l'uovo di Pasqua in sostanza, soprattutto sì, sì, per i bambini. Beh, sai, anche qui si può aprire un enorme panorama. Quando le tradizioni in qualche maniera assumono una decadenza che non necessariamente è quella del fatto in sé, ma della simbologia che essa rappresenta, è evidentemente che piano piano scema da quello che è di chi fa questo rito, quindi gli adulti in generale, ed entra piano piano nel mondo dei bambini fino alla sua determinata e definitiva scomparsa. Prova a pensare solo al carnevale. Il carnevale, nella sua tradizione fondamentale, non è mai stato rivolto ai bambini, non lo fanno i bambini. Soltanto, diciamo, dal dopoguerra in avanti, piano piano si è portato, perché i suoi significati stanno per andare piano piano a, potremmo dire oggi tutti i giorni carnevale, in realtà non è così, ma insomma, ecco. La stessa cosa è per l'uovo pasquale, ha una sua ben determinato significato, in qualche maniera è il significato più laico di tutta la figura, di tutto il processo pasquale, perché è il simbolo della fecondità, è il simbolo della vita. Ed è il simbolo che troviamo anche in questo caso in tutte le religioni un po' di tutto il mondo. Dall'Africa, dalle religioni indo-iraniche, a quelle indo-europee, a quelle dell'Indo, cioè insomma ce ne sono da tutte le parti, troviamo sempre questo benedetto uovo che assume significati diversi, sorregge il mondo, si apre metà, scaturisce qualche cosa, però è fondamentale. Bisogna però in qualche maniera fecondarlo e ci sono tutta una serie di collegamenti. Ecco, l'uovo è anche il mezzo con il quale si annuncia la prosperità. Ecco perché c'è questo collegamento della fase della resurrezione, della vita, non soltanto in senso religioso, ma proprio in senso, chiamiamolo così, mistico, no? La natura che ritorna alla vita, e l'uovo rappresenta dà questo significato. Nella tradizione popolare è rimasto, perché si va a cantare le uova, si va a portare festa, si annuncia che sta arrivando un nuovo momento della stagione. E nel periodo pasquale, successivo anche, proprio perché siamo in un periodo particolare, si entra nel mese di maggio, e quindi nel momento del grande passaggio di stagione, si va a annunciare tradizionalmente l'arrivo della bella stagione. È chiaro che con l'avvento della Pasqua, col momento pasquale, questa parte dell'annunciazione, della festa, del passaggio di stagione, piano piano assume tutte caratteristiche legate alla Chiesa. La parte più laica diventa l'annunciare l'arrivo del maggio, il famoso cantar del maggio, che si fa nella notte del 30 di aprile e si fa per tutta la notte fino alla mattina, e si cantano le uova come i cantaieu nelle langhe, che si fa ancora adesso. Questi suonatori, questa gente prendono e partono una volta a piedi, oggi col camioncino, fisarmonica in spalla e via, fanno tutte le cascine, fanno alcuni paesi, chiaramente di quelli più vicino al proprio, e vanno a cantare le uova, come è il caso che andiamo ad ascoltare in questo momento. Son esquisas por padrón.
finita palla pesca. Ecco, questa, abbiamo parlato prima dei bambini, del significato, eccetera. Ecco, questa canzone che non c'entra niente con la Pasqua, però la uso proprio per farti capire e fare capire agli ascoltatori come un canto che ha tutta una serie di significati magici, come la... il testamento dell'asino, in sostanza, che dà un pezzo a questo, dà un pezzo a quell'altro, un po' come il testamento del capitano cantato dai nostri alpini, ma sono tutte ballate molto arcaiche con tutta una serie di significati religiosi e magici, entra dentro nella mnemonica del canto fanciullesco, tant'è che questo canto raccolto ed in questo momento eseguito è stato preso dai dei bambini in Piemonte. Povere gambe, te finita falle stanghe, frin 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 pia la se val mulin. O culom ca sa panclor, treva la panza, treva la panza. O culom ca sa panclor, treva la panza, la sumor. O povera panza, te finita fa balanza, frin 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 pia la se val mulin. Baile, dale un abrazo.
Abbiamo voluto, io e il buon Formigoni, lasciare andare questo brano molto bello che viene sempre dalla regione di Madrid. Abbiamo come sempre degli stereotipi della musica, per esempio spagnola, anche perché sentiamo fondamentalmente musica dell'Andalusia con questo flamenco che impera, e però in realtà la musica che gira per la penisola iberica è diversa da zona a zona, da nazione a nazione, dalla Catalogna ai Paesi Baschi, dalla Galizia alle Asturie, dall'Asturia all'Andalusia e dalla regione di Madrid. Come avete sentito, questo meraviglioso brano che è una rosca, che era nella parte centrale del brano, era proprio nella maniera tradizionale, con la gaita e la pandereta, che sono la zampogna della regione di Madrid, e il tamburino, che troviamo poi un po' da tutte le parti, una tradizione che poi è stata ripresa anche in America Latina. Ci sono moltissime situazioni non tanto con la gaita ma con il famoso flauto, che viene accompagnato dal suonatore di tamburino, ma qui si entra dentro in tante situazioni. Ti fermo situazioni. Perché tanto poi domenica sera ci pensi tu certo. A contare queste cose. Mi stavi parlando di un modo diverso di intendere la Pasqua e di vedere il Cristo. Beh, è indubbio che nella tradizione popolare italiana ed europea la figura del Cristo, del Salvatore, del Risorto, di quello che annuncia e dà una chance, come dicevamo all'inizio della trasmissione, è un discorso veramente rivoluzionario in tutti i tempi che ci sono stati. Ed è un discorso rivoluzionario nei confronti dei potenti del tempo. Ancora oggi, probabilmente alcuni nostri vecchi, io ricordo tranquillamente mia nonna, i miei nonni, dire che, credo che non si dica, ma una specie di rivelazione, dire Gesù Cristo era un socialista, sono i preti che hanno rovinato tutto quello che diceva lui. Ecco, questo io l'ho sentito nella bassa, ma credo che in tantissimi altri posti si abbia avuto questa concezione. La nascita viene vissuta come l'arrivo del Salvatore, la sua morte, la sua resurrezione rappresenta ancora un collegamento, un ricongiungersi ideale e di fede con questa persona che dà la forza, dà la possibilità. E nel canto tradizionale, nel canto profano, ritroviamo molto spesso, a prescindere da quello che è la liturgia, che raccoglie anche in queste occasioni momenti profani del credo e della tradizione popolare in moltissime zone, dal sud al nord Italia, dal sud al nord della Francia, della Spagna e via di questo passo, troviamo queste fenomenologie in cui comunque il Cristo è diverso. Il Cristo non è quello che viene comunque impostato, importato, deciso dall'Iglesia, ecco. E quindi si ha un raccontare la passione di Cristo in una maniera diversa, come uomo che soffre perché i potenti l'hanno condannato, l'hanno portato alla morte, ma lui è più forte di questa morte ed ha la forza di ritornare. Ecco, è la forza che può essere raccolta dalla gente minuta, dalla gente povera, dalla gente che lavorava 10-12 ore nei campi, che lavorava nelle filande, che lavorava nelle fabbriche, insomma tutte queste cose, che indubbio ha colto l'immaginario e la fede popolare. E lo troviamo ancora adesso nelle canzoni della tradizione popolare, come lo troviamo in queste fasi profane, in cui anche durante le processioni, per esempio nel sud, questo picchiarsi, questo flagellarsi, questo rendere, donare il sangue, questo sangue di Cristo che lui ha dato per tutti noi, e quindi noi dobbiamo dare un qualche cosa. Cioè le letture della passione, della Pasqua sono diverse, partendo anche da queste fenomenologie che sono legate alla tradizione popolare. Non c'è soltanto una lettura ufficiale della Chiesa, come possiamo che si immedesima attraverso la Via Crucis, che poi tra l'altro è molto tarda la santificazione della Via Crucis, il momento rituale della Via Crucis, perché nasce con l'ordine di San Francesco in sostanza. Quindi molto tardi, è una conferma, è un'affermazione della passione di Cristo, e dobbiamo anche fare i conti che San Francesco fece i suoi conti con la Chiesa,
perché raccolse molta gente povera. Quindi la fenomenologia del tempo di San Francesco, di tutto quello che ha significato San Francesco nella storia della Chiesa, raccoglie questa ulteriore testimonianza della tradizione popolare, del tempo, ma che si è codificata nel sistema ecclesiastico. Al di là di questo c'è evidentemente quelle situazioni profane, come dicevo, che sono il battersi, il soffrire, un soffrire collettivo delle confraternite, il cantare questo salmo della disperazione, il salmo 50 del Miserere, che assume tutti i connotati del canto anche tradizionale, addirittura va al di là, non so, Se Saurunque, purtroppo non ho con me l'esempio sonoro di Se Saurunque, ma è un canto della disperazione, un canto terribile, un canto... E meno male che non ce l'hai, mi viene da dire. Sì, però tu devi pensare che a Se Saurunque ci sono questi incappucciati bianchi di notte che si incontrano, vanno in gruppi di 3-4 credo, si mettono in posti assolutamente inusuali, dietro magari un angolo, e a un certo punto senti salire questo canto, molto, molto, molto duro, molto forte. Ma troviamo anche, ecco, questo è un esempio, troviamo la saeta a Siviglia, che è un'altra forma simile di questo canto di dolore, di questo canto del Cristo, ma sentito dalla gente, non codificato dalla Chiesa. Ecco, c'è questo discorso da fare che secondo me è molto importante all'interno della tradizione della passione e non della tradizione ufficiale della Chiesa. Adesso voglio farvi ascoltare questo brano che viene, anzi ce lo mettiamo subito in sottofondo, vediamo di raccoglierlo. Ecco, c'è, doveva esserci, ma non c'è, abbiate pazienza un secondo, ci sono i famosi inghippi tecnici, viene dalla Francia. La passion de Jésus-Christ, la passion de Jésus-Christ, à qui il fait bon l'entendre, écoutez-la, petits et grands, en grande révérence. Qu'il entendra, qui la dira, qu'il entendra, qui la dira, gagnera l'indulgence, qu'il entendra, qui la dira pas, mérite pénitence. Jésus s'en va par le s'en va par le pays pour faire pénitence et aller à Jérusalem les pieds nus comme un ange. Sur son chemin il rencontra, sur son chemin d'orange.
Eravamo nel centro della Francia a santificare e raccontare la passione di Cristo con quelle visioni, come dicevo, non ci troviamo di fronte a un canto ecclesiastico per eccellenza, questo è un canto profano che raccoglie tutte le tendenze e metriche sonore del canto tradizionale del centro della Francia, quindi senza entrare nella fenomenologia del canto occitano, quindi siamo nella zona del Berry, siamo nella zona sopra l'Auvergne, siamo già in quella che è in tutto e per tutto l'unica vera area che si può chiamare francese, perché dopo ci troviamo in Alsazia, in Bretagna, in Occitania e via di questo passo. E adesso ci spostiamo. E adesso andiamo nel Mediterraneo, nell'isola dove sicuramente questa festa è sentita molto, vi sono tantissime, ma oddio, è sentita un po' da tutte le parti, ovunque, la festa della Pasqua, in maniera forte, con tutti i carismi e le santificazioni. In Sicilia probabilmente la fenomenologia delle confraternite, questa esternazione teatralizzante della passione assume veramente dei toni magnifici, terribili ma magnifici al contempo stesso. Non voglio farvi sentire un canto di confraternita, non voglio parlarvi dei riti, ci sono dei bellissimi dischi documento, non certo di quelli da mettere in cassetta, in macchina e farsi un viaggio, questo lo confesso terribilmente. Non lo fai neanche tu. Non lo faccio nemmeno io, perché vorrebbe dire essere dei masochisti terribili, almeno senti una volta e poi la senti l'anno dopo, giusto per santificare la Pasqua, se hai voglia. Ecco, non voglio farvi sentire questa documentazione un pochettino pesante, voglio invece farvi sentire una rivisitazione di questo canto di confraternita, la confraternita di Frazzano, che ritengo sia in provincia di Catania. La geografia sia dell'isola siciliana non mi è molto familiare, non me ne vogliate. In qualsiasi caso è il canto di Pasqua, comunque della confraternita appunto di Frazzano. Allora andiamo a ascoltarla velocemente, in una chiave assolutamente rinnovata, la Folk Revival. Poi finirà.
Se ci sarebbe piaciuto, se avessimo avuto, confessiamolo, un po' più di tempo per preparare questa trasmissione, arrivare a concluderla con le telefonate degli ascoltatori, per avere modo di raccontare dal vivo, in presa diretta, le tradizioni pasquali delle varie zone d'Italia e non solo. Ci ripromettiamo di farlo quanto prima. Raccolgo un invito di Giancarlo, si può riprendere la cosa durante la Sacca del Diavolo, la trasmissione di folk che va in onda dalle frequenze di Radio Popolare tutte le domeniche sera a partire dalle 20, quindi l'invito è a scrivere a Radio Popolare in via Stradella 5 per raccontare queste cose, o chiamare direttamente durante la Sacca del Diavolo al 29 52 4303. Beh, ti ringrazio. Ma si figuri, guardi. Dov'è? Ti ringrazio, l'appuntamento allora è per questa domenica, domani sera. Parleremo magari meno della Pasqua, visto questa puntata un po' speciale, no? Della mezza giornata, del pranzo, prima del pranzo, durante il pranzo, dedicata alla Pasqua, dedicata un po' alle varie sfaccettature. Certo, in un'ora raccontare questo rito credo che è una cosa impossibile. Difficile, come tutti i riti che fanno parte della nostra storia o delle tante storie di tanti popoli che sono presenti su questa terra. Io voglio salutarvi con quel Salmo 50 che non abbiamo mai sentito nel corso della trasmissione, che è molto lungo, ce ne sono varie versioni. Vi voglio farvi sentire e chiudere così, salutandovi, il Miserere musicato come lo intendono dalle parti del Canton Ticino. Giancarlo Nostrini vi dà appuntamento alla Sacca del Diavolo domani sera. Marco Formigoni invece vi saluta, vi augura buon appetito e buone feste. Buon tutto dal vostro Bacicina, domani sera ragazzi, ciao. Fra poco la seconda edizione del giornale. Thank you.